è già aperto, no? Ora. Per mandare gli effetti in onda, così in onda si sente già aperto. Rita, siamo pronti? No, no, no. Merda. Ah, ecco, è qua, sì, 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 è qua. Allora ragazzi, stiamo per iniziare, siete pronti? Se vi sedete, se prendete posto, chi non riesce a trovare posto lì può venire anche qua, sul palco. Ehi? L'importante è che lasciate liberi i varchi per l'emergenza. Ok. 5 minuti e iniziamo, eh? Iniziamo. Del sesso.
caso che chi comanda ha bisogno di donne. Non è un caso che chi comanda ha bisogno di donne. Non è un caso che per allontanare o dimenticare una sposa o una compagna bisogna ucciderla, distruggerla, tagliarla, nasconderla. Non è un caso. Non è un caso che per allontanare una sposa o una compagna bisogna ucciderla, tagliarla, distruggerla, nasconderla. Non è un caso che per far carriera basta solo il fuori. Non è un caso che per la mafia le proprie donne non si toccano. Non è un caso che per la mafia le proprie donne non si tocca. Non è un caso che i ragazzi e le ragazze dicano che ormai tutto è superato, che sono uguali, ma uguali a chi? Che i ragazzi e le ragazze dicano che ormai tutto è superato, che sono uguali, ma uguali a chi? Non è un caso che ogni giorno, ogni ora, ogni attimo, ciò che perdiamo insieme a tutte queste vittime. Ciò che perdiamo insieme a tutte queste vittime è la nostra democrazia, è rispetto per l'umanità. Non è un caso. Non è un caso. Non è un caso. Dal Liceo Meli di Palermo, sono Laura Pasquini e rappresento la Commissione Pari Opportunità del Sindacato dei Giornalisti della RAI, Lucig RAI. I temi che oggi affronteremo li avete già annunciato voi in questo filmato realizzato con la regia di Margot Cacioppo dell'Associazione Luminaria. Parliamo di violenza contro le donne e femminicidio. In Italia, in media, viene assassinata una donna ogni 3 giorni, per la maggioranza dei casi, per mano di conviventi, mariti, ex fidanzati. Questa prima manifestazione è la prima manifestazione che la CPO del Lucig RAI ha voluto nelle scuole e si svolge contemporaneamente al Liceo Classico Tasso di Roma, domani invece all'Università Cattolica di Milano. Valeria Collevecchio rappresenta l'esecutivo del Sindacato dei Giornalisti della RAI. A lei il compito di spiegare le ragioni di questa nostra scelta. Valeria, a te. Ciao ragazzi. La conoscete, è un volto, è una collega, un'inviata del TG3. Allora, quando mi hanno detto di venire qua a Palermo a parlare con voi, io mi sono chiesta che cosa gli dico a questi ragazzi. Voglio evitare di partire col discorsone di 3 ore. E mi sono messa su internet, così sono più vicina al linguaggio giovane dei ragazzi, e ho messo la parola uccisa. Vi leggo dei titoli che ho trovato soltanto dei primi 2 mesi di quest'anno, dove sono state uccise già 15 donne per mano di chi loro amavano, per mano di chi credevano che le amasse. Vi prego di non ascoltare il fatto, ma il linguaggio. Donna uccisa dal marito, colpita alla testa con mazza da baseball. Donna uccisa, fermata il marito. Donna trovata con la testa spaccata. Il corpo della 32enne era nella sua abitazione, vicino all'ingresso del bagno. Donna uccisa in strada a Vercelli, il convivente confessa, ho perso la testa. Ancora una donna uccisa da un uomo, è stata ammazzata a Vercelli a colpi di pistola dal convivente. L'uomo, durante una lite con la donna, al culmine della discussione ha estratto dalle tasche una pistola, sparandole 4 colpi e dandosi precipitosamente alla fuga. Donna uccisa con 30 coltellate, il figlio confessa. Ancora una vittima della gelosia maschile, nome e cognome, è stata uccisa nella sua casa, massacrata a colpi di bastone. Uccisa in casa dal figlio rapinatore, a coltellate. Donna uccisa a coltellate, una delle più quotate, diciamo. Il compagno confessa l'omicidio. Donna uccisa in casa, massacrata. Femminicidio è un termine che si usa soltanto da poco tempo,
prima erano tutti omicidi. L'hanno dovuto coniare perché è diventato così utilizzato che dovevano per forza trovare un termine adatto per specificare che quell'omicidio era a discapito di una donna da parte di un uomo, del suo uomo. Come li raccontano i media questi omicidi? Noi siamo qui per ragionare su questo. Noi siamo giornalisti, siamo il sindacato dei giornalisti della RAI e ci chiediamo e vogliamo chiedere a voi come noi raccontiamo questi fatti. Dai titoli che abbiamo letto una cosa emerge subito: l'attenzione ai particolari scabrosi, massacrata a colpi di bastone, strangolata, picchiata, tutti i dettagli specifici che raccontano con morbosità questo tipo di omicidio. E poi ci sono dei record, delle cose meravigliose tipo delitto passionale, raptus della gelosia, raptus di follia. E ieri ho aperto il giornale a Roma e c'era scritto: prendeva l'aperitivo con il cadavere del bambino in borsa. Un titolo che sicuramente ha scritto un uomo, che è evidentemente una colpevolizzazione di una donna che ha avuto ovviamente un dramma, ma questo ovviamente nel titolo non c'è. Velocissimamente, chiudete gli occhi e pensate per un attimo alla prima donna che vi viene in mente che avete visto in televisione. Fatto? Ok. Cosa c'entrano queste due cose? I femminicidi, il linguaggio che noi utilizziamo e l'immagine che voi avete di una donna, quella la prima che vi viene in mente, che vedete in televisione. Queste tre cose hanno una connessione, noi siamo qui per cercare di capire qual è. Il nostro compito è quello di cercare di farvi capire la connessione, ma il vostro compito è guardare con occhio critico quello che leggete, quello che sentite ed eventualmente ribellarvi. Buon lavoro. Grazie Valeria, è tutto questo quello che faremo con alcuni ospiti che non vi presento prima, ma che via via vi andrò presentando. Intanto voglio sul palco il preside del Liceo Meli, il professore Salvatore Chiaramonte, che ci ha ospitato e devo ringraziare anticipatamente per la sua estrema disponibilità. Buongiorno. E complimenti per queste, tra l'altro, tecniche, tecnologie avanzatissime anche in questa scuola avete. No, ragazzi, sì, i ragazzi commentano. No, così, così? Salviamo l'apparenza, quantomeno salviamo l'apparenza. Buongiorno. Però ci a tutti. Sono. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivati. Io soltanto per dare il benvenuto a Lucy Gray, questa giornata che ricorda un po', non così come si dice festa della donna, no, è la giornata internazionale della donna, non festa della donna. E diciamo che il Liceo Meli, da questo punto di vista, le donne sono in maggioranza. Rispetto ai maschietti, mi conferma Davide, il nostro rappresentante? Sì, quindi non faccio i nomi neanch'io, visto che non li vuole fare lei a sorpresa, quindi ringrazio comunque tutti coloro che sono presenti, in particolare la terza L del Liceo Umberto, che di cui parleremo ospitiamo. Dopo. D'accordo. Di cui parleremo dopo. Di cui parleremo buon dopo, lavoro preside. E buona mattinata. Va bene, grazie. Grazie. Dovrebbe partire una clip? Dovrebbe partire una clip se non ce l'ho davanti. Va bene, allora entriamo subito nel vivo. Va bene, vediamo una clip, è brevissima. Allora, entriamo subito nel vivo di questa che vuole essere una conversazione con voi. No, 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 questo non c'entra, ma va benissimo. Ma va benissimo. È il bello della diretta, su. Siamo così. Allora, volevo dire che questa è una conversazione con voi, che potete intervenire e fare delle domande nel corso di ogni intervista che verrà fatta.
con la pazienza ad aspettare ovviamente che venga concluso il ciclo delle domande e delle risposte, ok? Allora vi presento la prima dei nostri ospiti, la dottoressa Anna Maria Picozzi, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Buongiorno dottoressa. Che insieme al collega e scrittore Roberto Alaimo affronterà il tema dello stalking. Il tema è lo stalking, quindi quali sono gli strumenti legali per difendersi. Lo stalking è l'atto persecutorio che viene fatto nei confronti delle persone, ovviamente delle donne in questo caso. Io eviterei di fare troppe introduzioni e cercherei subito di definire da un punto di vista legislativo e da una persona che si occupa professionalmente di perseguire questo tipo di reato, come si definisce lo stalking? Qual è il confine che separa un corteggiamento, supponiamo, da una molestia? Intanto sgombriamo il campo da un equivoco molto frequente. Stalking e femminicidio sono due cose diverse. Stalking e violenza sessuale sono altresì due cose diverse. Lo stalking non punisce quella condotta che è già aggressione fisica. Lo stalking si pone in un'ottica anche di prevenzione sotto il profilo penalistico. Perché? Perché spesso questo tipo di atto persecutorio è prelude ad un'azione più grave, in un crescendo, che però talvolta non si coglie, nel senso che sfuggono alcuni campanelli d'allarme che invece voi tutti dovete imparare a riconoscere. Ci sono il legislatore con l'introduzione di questa norma vi ha voluto garantire, tutelandovi anche sotto il profilo penale, un diritto fondamentale della persona, che è il diritto di decidere qual è l'ambito entro il quale voi volete far entrare altre persone, cioè una specie di bolla intorno a voi che diventa intoccabile, inviolabile, ed è la bolla della vostra libertà nella scelta delle relazioni, quando possono iniziare, se possono iniziare e quando debbono finire, dandovi la possibilità di escludere qualcuno dalla vostra vita privata che possa interagire con voi anche solo ed esclusivamente a livello di comunicazione. Quindi l'atto persecutorio non è solo ed esclusivamente l'atto di chi fa la posta, come poi il significato tecnico, il significato linguistico di stalking che è preso dal linguaggio venatorio. Fare la posta significa l'intrusione violenta contro la volontà dell'altro nella vita dell'altro, e quindi comprende anche il sistematico invio di messaggi sui social network, telefonate, squilli, richieste di contatto, richieste di comunicazione, di appuntamento e cose di questo tipo. Quindi impariamo già da subito a capire qual è l'ambito entro il quale si parla di stalking. Anche chi la giurisprudenza ha ritenuto stalking anche il continuo invio di regali, di fiori, se diventa molesto, se è non voluto, se è solo ed esclusivamente un modo di connettersi alla vita dell'altro contro la sua volontà. Volendo attingere alla sua esperienza di magistrato, vogliamo raccontare una storia, perché con un esempio forse ci spieghiamo meglio. Allora, le storie sono molte e sono storie soprattutto che raccontano di donne che hanno avuto con lo stalker una relazione che può essere sentimentale, amorosa o addirittura istituzionale, cioè un marito, un convivente, qualcuno che per un determinato periodo ha avuto nella vita dell'altro una significativa influenza e ritiene la prosecuzione di questa relazione come un proprio diritto, la prosecuzione di determinati comportamenti come un proprio diritto. E in questo caso io credo che la cosa più importante sia non lasciare sole queste donne, perché per una ragazza o per una donna vittima di stalking spesso scatta un meccanismo di colpevolizzazione, come succede per i minori abusati, cioè ci si sente in colpa perché stiamo facendo soffrire quella persona e allora in qualche modo accogliamo determinate richieste solo per compensare questo senso di colpa. E
invece, ecco, io suggerirei subito, come appunto è capitato in esperienze che ho vissuto, di eliminare qualsivoglia forma di contatto con la persona che non vogliamo più nella nostra vita, non accettare appuntamenti, non rispondere a telefonate, non rispondere ad SMS, perché talvolta questi piccoli accorgimenti servono a lanciare un segnale chiaro e univoco allo stalker, che se invece vede in noi un momento di debolezza, una qualsivoglia risposta, anche violenta, anche di negazione ad un SMS, lo interpreta come la possibilità di agire, di trovare un varco entro il quale entrare. Una delle storie purtroppo più tristi che mi sono capitate proprio appena sono arrivata a Palermo riguardava appunto una ragazza che è stata uccisa dal suo fidanzato dopo anni che non si vedevano più, perché nel frattempo lui era diventato collaboratore di giustizia. Eppure non aveva, cioè conservava quest'uomo che ha avuto un'unica occasione di tornare a Palermo, e l'ha avuta perché appunto era un'udienza in cui la sua presenza era necessaria, altrimenti noi non facciamo venire i collaboratori di giustizia in Sicilia, ma per la loro incolumità, nessuno pensa di dover proteggere l'incolumità altrui. E questa ragazza appunto dopo tanti anni è stata brutalmente aggredita e uccisa mentre si recava al lavoro, perché faceva la compagnia ad una signora anziana. E la cosa triste appunto è che questa ragazza in quel momento era completamente sola, cioè non ha chiamato nessuno, non ha avuto il tempo di difendersi con la presenza di qualcun altro, e soprattutto nel suo caso era assolutamente in attesa questa presenza, perché era una presenza che lei non considerava nemmeno possibile in quel luogo, in quel momento. Ma nella maggior parte dei casi invece certe donne subiscono dei veri e propri pedinamenti, quindi la cosa più importante è appunto cogliere l'ossessività, la ripetitività di certi comportamenti e valutarne subito la pericolosità. E quindi soprattutto per i ragazzi, non restate soli, parlatene, ditelo alle vostre amiche, ditelo ai vostri genitori, e poi vedremo, ci sono anche delle possibilità più istituzionalizzate, cioè la vicinanza anche delle istituzioni, che ha un carattere diverso, insomma, più formale rispetto a quello che può invece essere la cintura di protezione della famiglia e delle varie agenzie educative, anche la scuola naturalmente. Ecco, questo volevo chiederle, cioè una volta che la ragazza, perché si tratta quasi sempre di ragazze, avverte che si è superato il confine della legalità, quali sono gli strumenti che ha a disposizione? Sì, una delle cose più importanti introdotte da questa norma, che capisco sopperisce a un'esigenza importante, quando si tratta di delitti che colpiscono la persona, la libertà personale, la privacy, c'è il terrore di rendere pubblico tutto questo attraverso un vero e proprio processo, perché sai che nel processo sarà presente probabilmente il pubblico, sai che nel processo ci saranno altre persone che ascolteranno la tua storia, sai che ci saranno persone che ti faranno domande, forse non vuoi arrivare a questo estremo, cioè non vuoi arrivare all'estremo di far condannare la persona che ti ha reso vittima di stalking. Però la normativa appunto sullo stalking ha introdotto un concetto, un istituto che si chiama ammonimento del questore, ci si può rivolgere alle forze di polizia avanzando proprio questa istanza, cioè dicendo, raccontando la propria esperienza e chiedendo che il questore ammonisca la persona. E l'ammonimento consiste nel fatto di appunto una brevissima attività istruttoria, cioè non è che bisogna raccogliere il materiale probatorio di un vero e proprio processo, è molto più veloce, molto più rapido il procedimento. Il questore si chiama la persona che noi indichiamo come appunto il nostro persecutore, e lo intanto intima delle possibilità, appunto di tutto quello che può accadergli laddove continui, perseveri in questo comportamento, e poi soprattutto gli intima di non comportarsi più così, cioè di smettere immediatamente. Direte voi, può funzionare? La statistica dice che in larga parte funziona, nel senso che questo primo atto già ha un'efficacia preventiva abbastanza sostanziosa, statisticamente parliamo del 70% dei casi in cui funziona, cioè in cui il persecutore desiste. Laddove ciò non dovesse accadere, però si attiva una
si attiva una pratica ancora più significativa, perché da quel momento non sarà più necessaria la querela, ma si potrà procedere d'ufficio. Quindi a quel punto è lo Stato che prende nelle mani la situazione e continuerà andrà avanti in questo procedimento. Ci sono domande per la dottoressa Picozzi? Curiosità? È stata chiarissima, non mi interessa nulla. Una cosa sola volevo suggerirvi: laddove cogliate in qualcuno un comportamento di questo tipo, io vi invito a non... il materiale probatorio è importante, non cancellate i messaggi, non cancellate le telefonate, non cancellate le mail, anzi stampatele, conservate tutto quello che dimostra se ci sono fotografie, se ci sono persone che hanno visto quel soggetto essere sempre presente magari davanti alla scuola, magari davanti a casa, magari davanti al locale dove fate colazione o prendete l'aperitivo. Tutto quello che siete in grado di documentare di quello che vi sta capitando è fondamentale, perché altrimenti appunto il rischio è che si parli solo ed esclusivamente di, del vostro racconto. Il vostro racconto deve essere documentato, più prove ci sono, più possibilità hanno le forze dell'ordine di bloccare questa persona e di eventualmente processarla. Va bene, noi abbiamo finito, grazie. 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 Dovrebbe partire una clip, ma se non c'è, noi continuiamo. Dal punto di vista normativo, visto che veniamo appunto da come difendersi legalmente, vi devo anche dire che il Parlamento italiano deve ancora ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul, che prescrive interventi concreti contro la violenza alle donne. Ed è anche importante sapere che il governo, magari il prossimo governo, rinnovi il piano nazionale antiviolenza del 2010, che dovrebbe garantire le donne in difficoltà e dovrebbe anche, cioè dovrebbe garantirgli immediata protezione e prevedere anche i finanziamenti necessari per i centri antiviolenza e le case rifugio. È un ruolo fondamentale, infatti, per il supporto alle donne vittime, affidato in quasi totale assenza delle istituzioni alle associazioni antiviolenza. Noi qui abbiamo una delle psicologhe delle associazioni Le Onde di Palermo, Stefania Campisi, che dialogherà con il collega Mario Azzolini. Un caro saluto ai ragazzi del MEDI, scuola che ho frequentato recentemente come genitore di un vostro compagno, quindi è un piacere per me tornare sul luogo del delitto. Adesso che parliamo di queste cose. Ha fatto benissimo la mia amica e collega Valeria Collevecchio a fare nel suo intervento introduttivo riferimento a come i giornali, i telegiornali spesso raccontano, titolano su questi episodi di violenza. E io vi voglio parlare di un fatto di cronaca di cui ci stiamo occupando noi in Sicilia in questi giorni. Il caso di una ragazza che, secondo anche gli inquirenti, apparentemente si era suicidata. Poi si è scoperto, grazie anche alla tenacia, all'insistenza dei familiari affinché le indagini andassero più a fondo, si è scoperto che tragicamente, sarebbe stata sempre una tragedia per la famiglia il suicidio della ragazza, ma la tragedia si era consumata, si era maturata all'interno di un rapporto di coppia. Bene, due giorni fa io ho avuto difficoltà insieme
a una collega con cui stavamo lavorando per il telegiornale, per il giornale radio, a titolare, a considerare nel titolo il ruolo di questa persona che al momento è indagato dell'omicidio. Perché? Non era il marito, non era definibile il fidanzato, non era il convivente, non era il compagno, ci sembrava forte usare il termine amante, bene, abbiamo cambiato il titolo in maniera tale che non si facesse un riferimento diretto alla persona, perché era complicato definirlo in qualche modo. A proposito delle ultime cose che diceva il magistrato che è stato ospite qui su questo palco, esperienza personale raccontata da un mio amico avvocato, può accadere per esempio in un episodio di molestie pesante, un episodio molto atipico, una persona che ha fatto delle telefonate anonime, mandato delle email a un'altra persona perché era diventata la compagna del suo ex marito, poi desiste. A un certo punto una persona che aveva avuto raccontato l'episodio si mette dietro la ruota e opera lo stesso atteggiamento nei confronti. Gli inquirenti forse superficialmente perseguono soltanto la prima persona, invece quella che insisteva era una seconda persona. Sono episodi di cui troverete spazio anche nelle cronache. Allora la nostra ospite è un'operatrice di questo centro antiviolenza Le Onde, che opera a Palermo dal lontano 96. Dico, per fortuna esistono delle associazioni, esistono dei servizi. Dei servizi che spesso si basano esclusivamente o prevalentemente sul lavoro di volontari. Vedete, nel nostro paese anche il termine volontario è un termine ambiguo. Ci sono decine di associazioni di volontariato che vivono fra gli agi di cospicui finanziamenti. Ci sono associazioni di volontariato che invece svolgono un lavoro quasi esclusivamente gratuito di volontariato, o peggio ancora, come nel caso della vostra associazione, vivete di contributi su progetti di finanziamenti pubblici che sono discontinui e incerti, è così? Assolutamente sì, è vero. Il centro antiviolenza sembra incredibile da raccontare, ma è un centro antiviolenza che funziona appunto sulla base dei finanziamenti regionali, comunali, che io prima raccontavo oscillano nel tempo, quindi non sono continui, si basano probabilmente a volte sulla sensibilità politica. Quindi il centro antiviolenza, che questa è un'informazione importante che esiste a Palermo, è un centro antiviolenza quindi che vive di finanziamenti pubblici, però, ripeto, non continui nel tempo, e questo ci consente un lavoro difficile perché spesso dobbiamo continuare su base volontaria. E a volte accogliere una donna su base volontaria non è assolutamente sufficiente, perché non si garantiscono alla donna gli adeguati strumenti, gli adeguati servizi che le servono per uscire dalla violenza. Però continuiamo a resistere, perché poi diventa un problema di resistenza. Come avete sentito prima, è importante non sottovalutare gli episodi che possono avvenire, di cui magari non si è protagonisti diretti, si è soltanto testimone, si viene a conoscenza casualmente. È importante non essere rassegnati, non avere timore di segnalare, di denunciare e soprattutto di rivolgersi a chi ha gli strumenti per intervenire nel modo migliore, perché dicevamo poco fa con la dottoressa Campisi, prima di incontrarci, che prevenire è meglio e costa anche meno in termini di danno sociale, di danno psicologico. Prevenire è meglio che poi come dire, curare e intervenire a posteriori. A tale proposito esiste già da anni un numero verde che è il 1522 e che è accessibile da tutti i telefoni fissi, cellulari, senza alcun costo. Ecco, come funziona questo strumento? Sì, il 1522 è un numero verde gratuito che è attivo già in Italia da oltre 6 anni. È un numero che è attivo tutto l'anno, 24 ore su 24, quindi gratuito dai telefoni fissi e da tutti i telefoni mobili. Risponde un personale femminile che è formato a queste tematiche e dà delle informazioni sia a chi è vittima di violenza, ma anche ai testimoni oppure agli amici o gli operatori. Che informazioni dà? Dà informazioni sui servizi che sono attivi nel territorio, sia quelli pubblici che privati. Ovviamente laddove esistono i centri antiviolenza fornisce le indicazioni, gli indirizzi del centro antiviolenza. Se sono territori
sguarniti dai riferimenti dei servizi sociali territoriali, dei consultori, oppure nelle situazioni di emergenza mette direttamente in collegamento la donna con le forze dell'ordine. Questo è un servizio importante perché, ripeto, dà un'informazione utile, perché l'informazione a volte può salvare veramente la vita di alcune donne o può darle questa speranza, questa fiducia nel fatto che ci siano dei luoghi che sono pronti ad accogliere le donne e le giovani donne che hanno bisogno di essere aiutate a uscire dalla violenza. Lei poco fa mi diceva, denuncio un fenomeno grave, che questi episodi che stiamo trattando non sono statisticamente rilevati con attenzione, con cura e aggiornati. Ci sono dei dati che, mi diceva, risalgono soltanto al 2007, dati dell'Istat, e poi non si sa più niente. Com'è possibile che ciò accada? Questo dovremmo chiederlo al governo italiano, che ha ricevuto molte anche sollecitazioni da un punto di vista internazionale rispetto al problema dei dati. Quindi in Italia le donne vittime di violenza fino al 2006 erano, tra virgolette, contate, rilevate e osservate solo dai centri antiviolenza. E quindi stiamo parlando del terzo settore, quindi assolutamente dati non ufficiali o comunque non governativi. Nel 2006 l'Istat, su incarico del governo italiano, ha realizzato una ricerca che ha reso nota nei primi anni del 2007. È la prima e ultima ricerca che ha cercato di conoscere, approfondire il fenomeno in Italia. I dati che ha dato la ricerca sono stati ripresi da tutti i giornali, perché sono stati dei dati clamorosi. Noi dei centri antiviolenza li sapevamo già, quindi sono dei dati che hanno confermato quella che era il nostro osservatorio, e sono gli unici dati ufficiali. Quindi dovete pensare che dal 2007, siamo nel 2013, non è stata più effettuata la rilevazione. E qual è il dato straordinario che ha dato? Intanto è un dato stimato, quindi non è il numero esatto delle donne vittime di violenza. La stima dice che quindi il campione era composto da donne che andavano dai 16 ai 70 anni, ed è stato chiesto telefonicamente a queste donne per cercare di creare un clima più, da un lato confidenziale e dall'altro meno legato alla menzogna, quindi per cercare di anche tutelare queste donne. Ha detto che la domanda era se nell'arco della loro vita avessero vissuto, subito una qualsiasi forma di violenza, di fisica, sessuale, psicologica, stalking, molestie sessuali. E la risposta è stata che più del 30% delle donne aveva subito una forma di violenza nella vita. Ciò vuol dire che una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, ha dichiarato al telefono di aver subito almeno una forma di violenza nell'arco della sua vita. È un dato veramente incredibile. Ai noi, soprattutto dalle nostre parti, per alcuni aspetti alcune donne, anche culturalmente non apprezzate, non sono in grado di leggere e di codificare come violenza alcuni atteggiamenti dei mariti, dei partner, perché no, anche dei figli, perché ritengono scontato che questa violenza possa essere anche esercitata, e quindi non entra nella casistica del... Dico, accade anche questo, vero? Ovviamente, infatti, nelle interviste andavano a spiegare che cosa si intendeva per, ad esempio, maltrattamento fisico, quindi ha mai ricevuto schiaffi, pugni, calci, oppure la molestia sessuale, la pacca sul sedere, che penso che soprattutto le ragazze che abitano nelle metropoli, nelle grandi città, è qualcosa che conoscono, non è così quindi lontano. Infatti la violenza, come diciamo noi, in realtà è molto più vicina, è dentro le mura domestiche, comunque è accanto a noi, non è così. È capitato di vedere e sentire donne picchiate dai mariti con lividi, segni, obiettivi, oggettivi di violenza, dire sì, però io lo amo e lui mi ama, quindi anche questo è permesso. Ma a proposito del modo di rilevare anche questa tragica fenomenologia, anche per esempio negli ospedali è difficile leggere questi fenomeni, perché per esempio, se, diceva lei poco fa, se una donna arriva con una frattura frutto non della caduta delle scale ma di un comportamento anomalo di un uomo che l'ha picchiata, non viene catalogata come violenza specifica, è così? Sì, questo accadeva fino a un paio d'anni fa. Vi do questa informazione, quindi a Palermo esiste la rete antiviolenza cittadina, una rete che il nostro centro antiviolenza coordina, e ne fanno parte
il comune, la provincia, il tribunale per i minorenni, la procura, i carabinieri, forze dell'ordine, 3 ospedali cittadini, quindi il Policlinico, Villa Sofia Cervello e l'ospedale civico, oltre che altri soggetti del terzo settore. E quindi ci siamo resi conto, lavorando insieme, parlando insieme, che dell'importanza dei dati, dell'importanza di rilevare il fenomeno. Quindi gli ospedali ci hanno raccontato che gli accessi al pronto soccorso, dagli accessi non si evincevano le donne vittime di violenza, ma solo le donne vittime di violenza sessuale da parte di estranei. Quindi che cosa abbiamo fatto con la rete antiviolenza? Abbiamo realizzato un progetto all'interno del quale sono state previste ideate delle procedure per accogliere le donne vittime di violenza, quindi alloggi. Al pronto soccorso del Policlinico hanno attiva una procedura per accogliere le donne vittime di violenza sessuale, all'ospedale Villa Sofia Cervello una procedura per accogliere le donne vittime di maltrattamenti e all'ospedale civico una procedura per accogliere donne sia vittime di maltrattamenti fisici e ovviamente avendo anche il pronto soccorso pediatrico e le rilevazioni degli abusi sessuali. Questo, che sembra una banalità, in realtà è stato un grande cambiamento culturale dentro le aziende ospedaliere, perché intanto nella rilevazione iniziale hanno messo proprio una casellina con donna vittima di violenza e quindi riescono anche loro a contare quante sono queste donne che richiedono a loro un aiuto. Ovviamente la procedura ha comportato un lavoro di formazione da parte di medici, infermieri e altro personale molto importante, perché anche lì era un punto di accesso importante per chiedere aiuto e molte donne si chiudevano nel loro silenzio anche in questi luoghi. C'erano del personale probabilmente non formato e quindi era un personale che si accontentava della risposta sì, sono caduta dalle scale. In realtà il personale adesso è formato, è attento, è sensibile e quindi riesce a dare anche delle informazioni rispetto a quelli che sono i servizi presenti in città a cui chiedere aiuto e riescono a far uscire le donne dal silenzio, perché il messaggio appunto importante è questo, quello di, come diceva prima la magistrata, di non tenersi questo segreto, perché non deve essere un segreto, la cosa importante è potersi confidare, raccontare, come diceva lei, ad amiche, a insegnanti, a figure di riferimento, ai genitori, quello che sta accadendo, ma non solo se si riconosce che è proprio una violenza, anche solo se si ha un sospetto, anche solo se si ha la percezione, anche solo se si ha paura, oppure non ci si sente proprio a proprio agio in quella situazione, c'è una sensazione che avvertite come sgradevole, come infastidente, anche questo deve essere raccontato, perché è difficile poter dire il ragazzo, l'uomo che ho amato, che ho scelto di amare, che forse ho anche corteggiato, adesso è lui che agisce violenza, è lui che mi fa paura, è difficilissimo da raccontare, da dire, ma non bisogna chiudersi, ripeto, in questo silenzio, perché in realtà è un silenzio che non aiuta, invece aiuta a raccontarsi e, ripeto, anche solo le sensazioni e le emozioni. Un'ultima cosa, un fenomeno che può sembrare anche fuori dal tempo, ma che è ancora diffuso. Ci sono i cosiddetti matrimoni forzati, un fenomeno legato ad alcune comunità straniere che vivono nella nostra terra. Noi eravamo abituati magari ai matrimoni combinati, un tempo per interesse, magari in epoca più recente soltanto fra le famiglie mafiose, perché le famiglie mafiose cercano di rinsaldare i legami di sangue facendo sposare i propri rampolli fra di loro. Ma a proposito di questi matrimoni forzati, che cosa viene fuori? Che cosa avete, cioè è un fenomeno anche di violenza questo in qualche modo, che cosa avete scoperto? Intanto appunto il fenomeno della violenza. Violenza c'è, la violenza di cui sempre si parla, abbiamo detto fisica, sessuale, economica, psicologica. Noi dentro, non solo noi, l'Unione Europea, dentro il fenomeno della violenza verso le donne comprende anche le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato e adesso proprio in questi giorni che ci sono aperti i lavori a New York, all'ONU, quindi c'è proprio tutte le nazioni che stanno in questi giorni discutendo e dibattendo sul tema della violenza verso le donne, stanno cercando di far entrare anche la tratta, le donne vittime di tratta sotto la categoria donne vittime di violenza di genere, non solo rispetto appunto all'ambito dei diritti umani. I matrimoni forzati, noi come centro antiviolenza abbiamo capito che a Palermo è un fenomeno che è presente, l'abbiamo iniziato a rilevare ed è sicuramente difficile. Perché? Perché i matrimoni forzati o combinati, insomma, è difficile poterli raccontare e chiedere aiuto.
chi ne è vittima? Ne sono vittime le ragazze che provengono da, ad esempio, la Tunisia, Bangladesh e il Marocco. A Palermo queste comunità sono comunità che hanno numeri rilevanti e importanti, e quindi noi abbiamo osservato che è un fenomeno che è ancora presente. Quindi da noi arrivano le ragazze quando magari hanno già compiuto 20-21 anni e quindi subiscono qualche forma di violenza all'interno delle mura domestiche, e nel racconto con l'operatrice d'accoglienza emerge in realtà che sono anche state vittime di matrimonio forzato. Quindi quando avevano 16-17 anni sono tornati nei loro paesi di origine per le vacanze e hanno scoperto che lì invece era organizzato per loro un matrimonio, e questo è un fenomeno, ripeto, che è molto importante. Non ci sono assolutamente strumenti giuridici in questo momento per poterli contrastare, visto che è un reato che viene comunque compiuto al di fuori dell'Italia, però è un fenomeno presente e che continua a esserci. Poi c'è anche questa legge sulle migrazioni che indubbiamente vanno a intrecciarsi su questo fenomeno in maniera non semplice da leggere. Bene, ringraziamo Stefania Campisi del Centro Antiviolenza Le Onde, ricordiamo il numero verde 1522. La scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione della conoscenza. Non a caso ho voluto con noi la professoressa, la vostra professoressa di storia e filosofia, almeno di alcuni di voi, di questo liceo, del Liceo Medi di Palermo, Isabella Albanese, che con molti di voi negli anni... Ciao Isabella. Negli anni ha contribuito a costruire la sensibilità di genere, lavoro non semplice che compie davvero da tantissimi anni insieme anche ad altre colleghe e alle associazioni del territorio, e che ringrazio personalmente per il notevole contributo che ha dato a questa manifestazione. Con la professoressa Albanese la collega Tiziana Martorana affronterà anche la tematica della cultura di genere a partire dal linguaggio. Intanto buongiorno, grazie per avermi permesso di essere qua stamattina per parlare di un tema così importante. Intanto, prima di cominciare, per sottolineare l'attualità di quanto stiamo dibattendo stamattina, vi volevo fare vedere la tecnologia serve anche a questo, è al nostro servizio, la copertina dell'Internazionale, un'importante rivista che raccoglie il meglio dei giornali di tutto il mondo e che titola nel suo copertino la guerra contro le donne. Ogni giorno in tutto il mondo migliaia di donne sono picchiate, violentate, uccise, è un'emergenza che proprio nessuno può ignorare, quindi un allarme, una situazione difficile rilanciata anche dalla stampa internazionale. Noi durante il dibattito di oggi abbiamo sentito affrontare questo tema da diversi punti di vista, dal punto di vista giuridico, legislativo, dal punto di vista sociale, quello che fanno tanti operatori a sostegno di queste donne. Però siamo in una scuola, con noi, lo ricordiamo, in diretta streaming contemporaneamente c'è una scuola romana. E a voi giovani, soprattutto a voi ragazzi, che questo messaggio è rivolto. E quindi è quasi scontato che con la professoressa Albanese noi parliamo di questo, ovvero come la scuola ha approcciato finora un tema così delicato, quello della differenza di generi, e soprattutto qual è il linguaggio più adatto per spiegarlo ai ragazzi. Sì. Ma intanto bisogna dire con grande franchezza che la scuola italiana ancora oggi purtroppo è carente sul piano della cultura di genere, cioè è un po' restia a
ad abbracciare questo orizzonte culturale, mi piace chiamarlo così, che invece è importante e complementare a tutte le altre tradizioni culturali che costituiscono il nostro patrimonio e che sono, che è importante anche questo per l'educazione e l'istruzione delle nuove generazioni. Dico, questo è visibile con esempi anche abbastanza pratici. Basta sfogliare i nostri manuali scolastici. Nelle letterature ci sono gli scrittori e sono pressoché assenti le scrittrici, per esempio in epoca contemporanea, lasciamo stare in passato, dove magari usavano pseudonimi, dove non potevano pubblicare i loro scritti, però oggi, diciamo, la contemporaneità, questo è superato, ci sono tantissime scrittrici, ma il loro peso è veramente marginale. E lo stesso si dica per la storia, diciamo, la storia delle donne è separata da quella degli uomini ed è in calce ai capitoli o alle unità didattiche dei libri, per non parlare poi dell'assenza quasi pressoché totale del contributo delle artiste, delle scienziate, delle donne di fede, quindi di tutto quello che è il patrimonio culturale e direi patrimonio di... L'avevo detto che sto in terra chiusa. Ok. Un moscone, un'ape. Anche in questo caso si direbbe il bello della diretta, in questo caso il molestatore è un moscone. Esatto, brava Titti. Brava. Denunceremo per stalker il moscone. Okay. Quindi. Gliel'avevo chiesto. Dicevamo. Scusate, vabbè. Dicevamo che questa assenza è la perdita di un patrimonio culturale che è sicuramente complementare. Ora, questo ovviamente ha una ricaduta anche nella didattica, perché noi dobbiamo sicuramente approntare, diciamo, poi degli strumenti che non sono. E infatti arriviamo al clou del discorso, insomma dalle sue parole si evince che sono proprio spesso gli strumenti didattici idonei, quelli che mancano a voi docenti che comunque dovete approcciare questo tipo di tematiche. In questo caso che si fa? Cioè come si colma questo vuoto? Qual è il lavoro complementare che voi docenti alla fine siete tenuti e siete portati a fare? Poco fa sentivo operatrice delle onde, Stefania Campisi, che parlava appunto di volontariato. Il volontariato bisogna farlo anche nella scuola, cioè bisogna organizzarsi e comunque crearsi degli strumenti, intanto a partire proprio dal linguaggio, poi che è stato più volte fra l'altro citato come bisogno, poi quello, il piano dei contenuti che sono importanti da integrare e anche e non ultimo, quello che è il superamento degli stereotipi. Io voglio fare soltanto qualche esempio, però mi sembra doveroso rispetto a questi tre piani. Partiamo dal linguaggio, potremmo dire mille cose, l'immagine, eccetera, però io voglio andare a mettere il punto su una cosa molto essenziale e elementare. La nostra grammatica italiana ci fornisce un termine, un sostantivo maschile che è uomo e un sostantivo femminile che è donna. Bene, al primo di questi viene dato un carattere di universalità che è improprio, cioè che è posto dalla società e che invece per questa caratteristica c'è la parola persona o essere umano che sicuramente lo rappresenta in maniera più esatta e corretta. Così come lo scambio che avviene tra la parola sesso e genere, cioè natura e cultura, le caratteristiche naturali, biologiche che determinano la differenza tra un essere umano, uomo o donna e il genere che invece è una costruzione sociale, cioè il genere maschile o il genere femminile sono stabiliti da una società in un determinato tempo, in un determinato luogo e questo per fortuna significa che sono anche significati modificabili nel tempo e che oltretutto sono diversi da cultura a cultura.
Allora, molto spesso si uniscono due cose, cioè l'identità di genere si riporta alla sessualità e quindi si declina al maschile tutto, con una perdita, ripeto, di esperienza, di cultura, di soggettività che è assolutamente importante, di ricchezza che è utile tanto agli uomini che alle donne, ai ragazzi e alle ragazze. Dico, noi molto spesso a scuola usiamo, diciamo, soltanto... Io mi sforzo di non farlo, ma insomma bisogna anche crescere, abituarsi, educarsi a questo. Noi abbiamo classi che sono ovviamente, come si diceva prima, prevalentemente composte da ragazzi. Beh, se entriamo e diciamo ragazzi buongiorno, nessuno si lamenta. Se diciamo ragazzi e ragazze è molto meglio. Se diciamo ragazze buongiorno, penso che qualcuno si lamenterebbe di questo. A proposito di questo, lo abbiamo visto anche con queste clip che si sono susseguite durante il dibattito. Negli ultimi anni il Liceo Meli ha lavorato strenuamente con i mezzi, anche spesso carenti, a disposizione per questa campagna di sensibilizzazione, non senza difficoltà. Ribadisco quanto è importante coinvolgere i ragazzi in lavori che in questo caso, al di là dell'approccio prettamente didattico, usano anche altri linguaggi come il video, come il teatro piuttosto. Per quella che è la mia esperienza sono dei momenti importantissimi, anche se non nascondo la diffidenza all'inizio dei ragazzi a iniziare questi percorsi, sia nei ragazzi che nelle ragazze, un po' di più nei ragazzi. Poi il risultato per me è stato sempre entusiasmante, ma non solo egoisticamente, cioè ho letto anche nelle loro espressioni, ma ne abbiamo anche parlato, una crescita sicuramente. I lavori che sono stati fatti nel corso degli anni, che sono lavori promossi dalla scuola, ma molto spesso in collaborazione con le associazioni, sia con le onde, voglio ricordare una bella esperienza che è stata fatta anche con l'Arcidonna, che da anni si occupa di sensibilizzazione alle tematiche di genere. E allora questo ci permette intanto di implementare quei contenuti che vi dicevo prima sono assenti, cioè parlare appunto delle risoluzioni dell'ONU, parlare delle pratiche delle donne nel mondo contro la guerra, per esempio, cioè di tutto ciò che manca nella nostra didattica quotidiana, e poi lavorare molto sugli stereotipi, quindi diciamo proprio fare sperimentare a loro quella che è fare riflettere un'immagine che ci viene data alla società, che molto spesso non ci rispecchia, anzi direi che non ci rispecchia affatto, e fare dirigere l'attenzione verso certe cose, cioè incominciare a mettersi degli occhiali diversi attraverso i quali guardare il mondo. Questo è molto importante. Rispetto a questo lavoro è altrettanto importante il contatto con le altre realtà del territorio, un lavoro di gruppo che porti poi anche a un confronto con diverse eterogenee esperienze, che sono quelle della scuola piuttosto quelle per esempio di associazioni che lavorano sul territorio. Sì, questo io lo ritengo fondamentale, perché nessuno può sostituirsi a nessun altro, cioè ci sono delle professionalità, delle competenze e delle esperienze che devono essere riconosciute. E allora la scuola molto spesso è diciamo il contenitore dove tutte le problematiche sociali, le tematiche, le difficoltà, le responsabilità sono alla quale sono affidate. Però non si considera che nessuno ci forma a questo, io lo dico molto chiaramente, molto umilmente. E allora noi dobbiamo riconoscere anche i nostri limiti, che sono limiti positivi, e dobbiamo farci guidare da chi ogni giorno lavora in direzione di un cambiamento seriamente e con contenuti che sono convincenti, con strategie, con metodi che sono poi applicabili ai ragazzi e alle ragazze nella loro quotidianità, cioè che gli permette poi di fare delle scelte, perché poi alla fine si tratta di questo, di fare delle scelte in base ad una scala di valori che si diciamo, abbracciano. È importante, voglio ritornare, io molto spesso quando parlo di, soprattutto di leggi che sono state approvate dal nostro Parlamento,
su alcuni temi molto importanti, come per esempio quello sulla violenza sessuale, che ha trasformato il reato contro l'onore, diciamo, in reato contro la persona, e chiedo grosso modo, secondo loro, a quale data risale. Vanno molto, molto indietro nel tempo, e invece, diciamo, è contemporaneo al momento in cui loro nascevano, cioè appena 17 anni fa. Oppure la legge sul congedo parentale, che permette al padre e alla madre di avere lo stesso ruolo genitoriale, è del 2000. Cioè, sono delle cose veramente, dei ritardi enormi e gravi. Dunque, abbiamo parlato di scuola, ci sono talmente tanti ragazzi che offrono uno spettacolo meraviglioso. Sarebbe il caso forse di cedere la parola a chi fra loro vuole dire qualcosa, vuole intervenire, vuole fare anche una domanda. Un microfono. Facciamo così. A lei. La professoressa Albanese mi aveva assicurato che ci sarebbero stati degli interventi meravigliosamente presenti a se stessi. Forza ragazzi, un po' di coraggio. Sì, volevo fare una domanda che era aperta un po' anche agli altri, relatori, un po' a tutti. Noi ogni giorno sentiamo dalla cronaca, dai giornali, diciamo, una parte di quello che succede nei confronti delle violenze delle donne, femminicidi, quelli diciamo più eclatanti, ma altri non si conoscono, ma ci sono. Il fatto che noi oggi, diciamo, facciamo questa attività è una risposta e anche un'inversione di marcia nei confronti del passato, e questo è molto bello e importante, però andando sempre avanti ci accorgiamo che, dai dati che ha dato anche l'altro relatore, aumentano questi casi di femminicidio. Quindi noi possiamo pensare, o anche il fattore che dimostra che ci sia un elemento culturale all'interno della società, o si ritiene soltanto il gesto di un pazzo, come sempre si è attribuito. E se è realmente così, noi tutti, uomini, donne, società civile, cosa possiamo fare nel concreto per cambiare questo? Questa è la mia domanda. Intanto lascerei a lei la risposta, perché ne avevamo parlato proprio poco adesso, è anche un problema culturale probabilmente. Sì, conoscenza, io... e formazione anche. Sì, io voglio dire una cosa, poco fa si parlava di una serie di indicazioni che sono date alle ragazze che possono trovarsi in difficoltà. Io su questo vorrei spendere una parola e dire che la stessa attenzione la dovete avere voi ragazzi, perché non si tratta di una lotta al genere maschile, si tratta di assicurare diritti di libertà a ciascuna persona, che sia uomo o donna, però avendo la chiara consapevolezza che ci sono delle differenze, questo è giusto che ci siano, così come la soggettività è quella che caratterizza ciascuno di noi, c'è una soggettività maschile, c'è una soggettività femminile, e quindi anche voi potete stare attenti nel vedere anche altri ragazzi, altri uomini, accorgervi di questo e intervenire. Quindi è un'attenzione che deve essere indirizzata a tutti, e ovviamente il fatto culturale è che noi ci portiamo un retaggio troppo antico, di discriminazione e di subordinazione di un genere all'altro, la donna riservata al ruolo familiare e privato, l'uomo al ruolo pubblico, e quindi all'aspetto economico, politico della società, e invece la donna soltanto alla cura dei figli, del marito, dei genitori, anziani, eccetera. Bene, tutto questo non è così scontato, l'ha deciso soltanto qualcuno, non sono dati di natura, appunto, sono aspetti culturali. Quindi credo che una cosa, un consiglio
ai ragazzi che io posso dare di non nascondere dietro incompetenze, eccetera, la mancanza di uno sforzo nel voler comprendere l'altro punto di vista e a volte operare, fare al posto di, perché molto spesso, quante volte capita a casa di dire no, fallo tu, un fratello alla sorella, fallo tu che lo sai fare meglio, per esempio, no? Oppure di pensare che se una donna raggiunge un posto al vertice della propria carriera, pensare che deve essere necessariamente brava, intelligente, competente, eccetera, proprio perché è una donna. Quindi è un modo di pensare, è uno scardinamento che deve avvenire intanto a partire da noi stessi, perché ci dobbiamo credere. E poi verificare, una volta che entriamo in questa posizione, ci rendiamo conto di quanto siamo assolutamente avviliti dal modo di pensare opposto e quindi da quanto sia forte la discriminazione. Allora, io in via Strasburgo, se andate in via Strasburgo, oggi c'è un cartello che sarà presente sicuramente in tanti punti commerciali, diciamo, parrucchieri, dove ci offrono dal 4 all'8 marzo uno sconto del 40% per farci i capelli. Cioè, è questa l'immagine che passa all'interno di una parte della società. Noi ringraziamo, ma ci vogliamo andare dal giorno 9 in poi dal parrucchiere. Brava. Io chiuderei qua questo intervento. Grazie Isabella Albanese, grazie a tutti voi. Brava. Audio? Ok. Adesso vorrei sul palco gli alunni dell'Umberto, della terza L, che mi hanno detto bene. È una classe particolare. È una classe particolare. Una classe intera che è stata violata perché colpita da una tragedia che ha coinvolto due compagne di classe. Una di loro non c'è più e per questo devo ringraziare per il coraggio questa classe che si è presentata, malgrado lo stato d'animo e i problemi che ogni giorno deve affrontare, guardando un banco vuoto, una sedia vuota di una compagna che non aveva fatto niente di male, è stata uccisa dalla vile mano di un uomo. Loro la vogliono ricordare, sono insieme, non vi dirò i loro nomi, la vogliono ricordare tutti insieme. Si chiamava Carmela Pretrucci, aveva 16 anni, era una ragazza piena di vita, aveva voglia di continuare a guardarla, ma è stata fermata. Allora, so che uno di voi vuole leggere un messaggio. Allora, lo tengo io? Lo tengo tu? Ok. I dati parlano, i numeri sono evidenti, non si può negare o fare finta di niente. Sono arrivati a 120, 120 donne, donne indifese, senza armi, innocenti. Donne uccise, donne stuprate, prese a schiaffi, coltellate, pugni, calci, bruciate vive, investite, picchiate, malmenate. Sentiamo uomini dire è colpa della donna, lei provoca l'uomo. Sentiamo ogni giorno il silenzio assordante di una società che sembra non volerne parlare, che affronta l'argomento con la freddezza di un telegiornale o di uno speciale dopo la mezzanotte in TV. Purtroppo questo non basta. Si dovrebbe riflettere dal principio, dalla fonte del problema, capire perché ancora, nel XXI secolo, si incolpa una donna se vuole sentirsi libera di portare una gonna, dei tacchi, se vuole uscire la sera, se vuole amare, se vuole vivere. Se vuole avere un figlio, una famiglia o se vuole fidarsi di un uomo. È sbagliato parlare di parità dei sessi, di diritti della donna, di le donne sono inferiori, le donne sono superiori. Pensiamo che tutti noi, uomini o donne che siano, apparteniamo a un genere che è il genere umano. Esso raggruppa tutti gli esseri viventi. Nessuna legge naturale impone all'uomo superiorità rispetto alla donna. Non sta scritto da nessuna parte. Società, religioni e tradizioni hanno sempre tentato di mantenere questo sorpasso rispetto alla donna, ma in realtà non c'è una gara. Noi tutti nasciamo naturalmente con lo stesso identico spessore di dignità di esseri viventi.
Ogni donna dovrebbe sentirsi libera di fare qualsiasi cosa possa fare un uomo. Non ci sono vantaggi, svantaggi. Non è un diritto da conquistarsi. La libertà di esistere è mia, ed è mia perché ce l'ho dalla nascita. Nessun uomo può trovare ragioni per levarmela. Nel XXI secolo vediamo uomini trattare donne come oggetti e non come soggetti. Come fossero vere e proprie cose, da prendere, usare, gettare quando lo si vuole, da poter trattare in qualsiasi modo. Perché non reagirebbero mai, perché stanno zitte, si rinchiudono in bagno a piangere e poi escono e ricominciano la loro giornata. Invece no, quelle lacrime, quel dolore, quella rabbia devono essere metabolizzate, sfruttate. Un uomo che ci picchia non ci ama ma ci usa, non merita il perdono, non merita niente. Insegnano alle donne a difendersi, ma non agli uomini ad amare. Oggi noi non vogliamo quindi rivolgerci solo alle donne, ma anche a voi ragazzi presenti, futuri fidanzati, compagni, mariti, perché possiate comprendere quanto sia ingiusto pensare alla donna come ad una figura che può anche non essere rispettata, che può essere sottomessa e maltrattata. Spetta a voi il compito di rieducarvi all'amore, alle relazioni, al rapporto con l'altro sesso. Siate i primi a riprendere un amico per una battuta poco gentile, per un atteggiamento troppo duro, per una gelosia ossessiva, per il senso di possesso che a volte può manifestarsi nei confronti di una ragazza. Oggi siete fratelli, amici, ma domani sarete anche padri. E pensiamo possa essere più piacevole per tutti noi pensare ad un mondo dove una donna non deve aver timore di uscire, di divertirsi, di tornare a casa senza doversi voltare ad ogni passo, impaurita. Fatevi portavoce di una nuova cultura, dove nessuno parli più di superiorità dei sessi, dove la donna non sia più soggetta alla persecuzione di uomini ignoranti, insensibili, e dove le strade siano un luogo sicuro per chi c'è oggi, per chi ci sarà domani e per chi purtroppo non potrà più esserci. Grazie. Grazie a tutti voi per il coraggio, so quanto vi è costato essere qua, grazie. Grazie. E vorrei a questo punto... prendo in prestito una frase di Luciana Littizzetto durante l'ultimo Festival di Sanremo. Se un uomo che vi ama vi dà uno schiaffo, è un grande stronzo. Allora, prima di lasciarvi, perché siamo quasi arrivati alla fine, permettetevi alcuni particolari ringraziamenti. Per il supporto logistico, la mia amica giornalista che è qua in prima fila, Margherita Gigliotta. Per i preziosi suggerimenti, il collega della RAI Mario Azzolini, senza il quale questa manifestazione non ci sarebbe stata. Grazie allo scrittore e collega Roberto Araimo, che ovviamente è fuggito, che malgrado insegua sempre il secondo, e non è un modo di dire, ha subito aderito a questa manifestazione. Noi lavoriamo insieme, fra l'altro, io e Roberto, la rubrica RAI Mediterraneo. E infine, ma non per ultima, grazie a Tiziana Martorana, primo volto di Buongiorno Regione della TGR Sicilia. Un grazie davvero speciale va poi alla squadra di questi ragazzi, tecnici della RAI, che è gratuitamente la loro giornata libera, anche questa è la RAI, hanno lavorato per far sì che tutto questo andasse in onda streaming, che noi siamo stati in onda streaming finora. Grazie allora ai colleghi della RAI di Palermo, Rosario Quagliana, Pino D'Angelo, Emanuele Guida, Sergio Mezzatesta e Giuseppe D'Agostino. Grazie anche a Roberto De Filippis e Umberto Bottone, che se non l'avete capito
sono i tecnici del liceo Meli, dove ci troviamo. La conclusione di questa mattinata la lasciamo a voi ragazzi. Siete stati i protagonisti e siete i protagonisti del nostro prossimo futuro, di questa manifestazione organizzata dalla Commissione delle Pari Opportunità del Sindacato dei Giornalisti della RAI USIGRAI. Dicevo, la lasciamo a voi la conclusione con le proposte, io le condivido tutte, che lanciate alle istituzioni attraverso quest'ultimo video realizzato sempre da voi, studenti del liceo Meli, e grazie per l'ospitalità. Grazie ancora. Della propria esistenza, e le donne pensavano di averla. Ok, arriva, eh? Arriva! Alla fine è solo una questione di libertà. La libertà è poter scegliere come vivere la propria vita, cosa fare del proprio corpo e della propria esistenza, e le donne pensavano di averla, ma ancora non ce l'hanno. La libertà è avere dei diritti e delle leggi che li tutelano. Alla fine è una questione di democrazia. Dalla maggiore qualità della vita ed opportunità per le donne deriva la maggiore qualità per la società tutta. Proviamo allora a fare insieme un sogno d'occhi aperti. Facciamo 5 semplici proposte, pensando che se in Italia si adottassero, tra 10 anni ci ritroveremmo a vivere in un paese diverso, di certo migliore. Impariamo ad usare un linguaggio sessuato e non sessista. Il preside. La preside. Il giudice. La giudice. Il presidente. La presidente. Gli alunni. Le alunne. I ragazzi. Le ragazze. Vogliamo che in tutti i luoghi di lavoro il personale sia formato a riconoscere e contrastare ricatti sessuali, episodi di stalking, casi di mobbing. Rivendichiamo un libero accesso allo sport. Voglio praticare ginnastica artistica. Voglio praticare nuoto sincronizzato. Voglio vedere su Sky Sport 1 in HD il campionato di calcio femminile. Voglio correre in MotoGP. Inserire nei programmi scolastici la cultura della differenza di genere. Storie di uomini e donne, scienziati e scienziate, artisti e artiste, letterati e letterate. Quote ovunque, per equilibrare la presenza dei due generi nella vita quotidiana. Più donne primarie. Più uomini negli asili nido. Più donne nei consigli di amministrazione. Più uomini in aspettativa per la paternità. Più donne nella direzione dei partiti e dei sindacati. Più uomini nelle associazioni di volontariato. Più donne nelle aule delle nostre istituzioni. Più uomini nei servizi sociali. E perché no? Una donna alla presidenza della Repubblica. Allora, un particolare ringraziamento alla collega del TG3, nonché dell'esecutivo dell'USIGRAI, Valeria Collevecchio, che è stata con noi, e ai nostri ospiti, che sono stati così disponibili da non chiedermi neanche quando ho chiesto loro di partecipare a questa manifestazione, che sono stati Anna Maria Picozzi, il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Stefania Campisi, psicologa dell'Associazione Antiviolenza Le Onde di Palermo, e di nuovo la professoressa albanese, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Avete degli insegnanti che vi possono aiutare a crescere. Ascoltateli. Arrivederci. Ciao.
L'abbiamo già nel gruppo. Vabbè, dai. Non ha importanza se... Allora, il grazie vero va anche, oltre il mio personale, al ragazzi e alle ragazze del liceo Umberto e alla RAI che ha voluto questa giornata e ci ha dato questa grande opportunità. E all'instancabile Laura Pasquino. Grazie. Ciao. Alla fine è solo una questione di libertà. La libertà è poter scegliere come vivere la propria vita, cosa fare del proprio...